Ciao a tutti, benvenuti nel canale. Oggi parleremo di come prenderci cura delle nostre mani in maniera semplice e rilassante. Che cosa serve? Serve un olio vegetale come l'olio di cocco frazionato è già liquido, è un olio di cocco che anche a temperatura ambiente rimane sempre nella forma liquida, quindi è comodissimo perché l'olio di cocco è un olio che si asciuga subito, è un olio secco, quindi non ci unge eccessivamente, non ci sporca i vestiti e non fa odori. Poi andremo ovviamente a utilizzare i nostri oli essenziali a seconda del bisogno che avremo per le nostre mani. Utilizzeremo il nostro olio essenziale preferito. Oggi parlerò dell'olio essenziale, di un olio essenziale che andrà a lenire un po' l'affaticamento delle mani, per cui all'interno ci sono oli essenziali come il terracero blu, la camomilla blu, l'elicris, lo smanto, l'incenso, il wintergreen che è paragonabile a un cortisone naturale. Quindi tutti oli che vanno a rilassare la muscolatura delle mani, vanno a lenire eventuali indolenzimenti, quindi ci danno più scioltezza e più anche funzionalità alle mani stesse. Quindi iniziamo. Andiamo dapprima a riscaldare un po' le nostre mani, a ridare un po' di mobilità, quindi andiamo ad aprire e chiudere. Questa è una routine che possiamo fare per esempio tutte le mattine oppure quando lavoriamo in ufficio e abbiamo 5 minuti di pausa la sera prima di andare a dormire, quindi chiudiamo e apriamo le mani, andando bene a distendere quando le apriamo. Ci occupiamo anche un po' del polso, quindi possiamo fare anche dei piccoli scioglimenti in tutti e due i sensi. Un esercizio che facevo spesso quando nel mio, diciamo, passato da musicista era quello di sciogliere, proprio allungare, distendere le dita. Quindi qualche secondo andiamo a distendere le dita. Ok, poi il mignolo. Facciamo la stessa cosa sull'altra mano. E andiamo giù. Sentiamo proprio bene che tira. Quindi possiamo farlo anche insieme, eh? Andiamo a sciogliere. Ok, allora andiamo a prendere il nostro olio di cocco. Il nostro olio essenziale possiamo prendere una vaschettina anche dove andremo a mettere qualche goccia di olio di cocco e una goccia di olio essenziale, oppure fare come ho fatto io, mi sono preparata un roll-on dove ho messo un po' di olio di cocco e qualche goccia di olio essenziale a seconda, diciamo, questa è da 10 ml, quindi bastano 10 gocce, ma se volete qualcosa anche di più forte, diciamo, come azione, potete mettere anche 15 o 20 gocce. Come vedete c'è il roll-on di metallo, lo andiamo a spalmare direttamente sulle nostre mani. Poi farò un tutorial su come preparare i nostri roll-on. Andiamo a stendere l'olio. Come vedete, le nostre mani saranno sì, oliate, lubrificate, ma non l'olio di cocco non dà quella sensazione di unti, si assorbe molto velocemente. Ok, andiamo a passare anche fra le dita l'olio. Perfetto. Ok, andiamo a lavorare per esempio sul palmo della mano sinistra, agendo con la mano destra, facendo dei bei cerchi all'interno del palmo. Questo esercizio è molto energizzante, ci dà sprint, ci dà energia. Stiamo per 10-15 secondi. Cambiamo mano.
Basta fare dei grandi cerchi sul palmo della mano, semplicissimo, sono esercizi semplicissimi. Andiamo poi a lavorare sul dorso, con le dita proprio andiamo a lavorare sui tendini della mano. Le nostre mani vengono utilizzate per tantissime cose, sono effettivamente l'interfaccia per il nostro mondo. Se noi vogliamo relazionarci con il mondo, sono le mani che agiscono, che diciamo seguono un po' le nostre volontà. Quindi quando cuciniamo, quando stringiamo la mano a qualche persona, quando lavoriamo. E poi sul computer, sul cellulare ci stanchiamo molto le nostre mani, parliamo molto con le nostre mani girando i tasti. Le mani hanno un ruolo veramente importante e dobbiamo prendercene cura. Ok, adesso abbiamo fatto palmo e dorso, andiamo a lavorare sulle dita facendo delle circonduzioni proprio. Andiamo a lavorare sulle dita facendo queste circonduzioni dalla base, dall'attaccatura, fino all'esterno, fino ad arrivare all'unghia. Facciamone tre giri, diciamo tre volte questa azione. Dalla base andiamo a scorrere fino all'unghia. Cambiamo dito. Uno. Due. E tre. E via a seguire. Nella medicina cinese, nella nostra mano corrono i meridiani. I meridiani sono dei percorsi in cui noi possiamo agire direttamente sulla nostra energia. Sono come delle strade, come una mappatura. E quindi questo lavoro andrà a stimolare anche l'aspetto energetico. Scusate, ne ho fatta qualcuna in più probabilmente. Ne facciamo tre. Dei bei cerchiotti così e il mignolino e due e tre. Ok, benissimo, facciamo la stessa cosa sull'altra mano che farete voi e adesso vi spiego l'ultimo passaggio, che sono delle compressioni. Andiamo a spingere e a lasciare, spingere e a lasciare, spingere e a lasciare, spingere e a lasciare. Questa è una tecnica shiatsu, anche utilizzata nello shiatsu, dove noi troviamo nell'unghia proprio dei punti dell'agopuntura che andiamo a spingere e a lasciare. Precisamente si trovano proprio nel lato ungueale dell'unghia, quindi i punti dell'agopuntura sono ai bordi proprio dell'unghia, quindi ci possiamo anche porre attenzione e stimolare questo punto. Facciamolo sempre tre volte per dito. Ok, continuiamo. Ovviamente ci sono anche degli aspetti energetici e emozionali diversi sulle nostre mani, sulle nostre dita, che se volete scrivere nei commenti possiamo approfondire con altri video. E andiamo sul mignolo. Ok, facciamo tutto questo lavoro anche nell'altra mano, ovviamente. Questo è il tutorial per le vostre mani, fatelo. Se non avete magari sotto mano tutto l'occorrente, preparate un bel roll-on da portare in borsetta, da portare sempre dietro. Vedrete che è comodissimo. Se volete altri tipi di tutorial, avete delle richieste particolari, scrivete sotto nei commenti. Iscrivetevi nel canale, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. A presto per il prossimo video.